27 anni fa l'uccisione del giudice ragazzino, come verrà sempre ricordato, in corso un processo di beatificazione che avrà il suo percorso. Però sarebbe una cosa incredibile avere un giudice beato. Sì, santo, che speriamo. Il giudice deve offrire di se stesso l'immagine di una persona seria, equilibrata, responsabile. L'immagine di un uomo capace di condannare, ma anche di capire. Il giudice Livatino era un vero magistrato ed era davvero anche un uomo di fede. Le sue parole sulla funzione del magistrato e anche le sue parole sul rapporto tra diritto e fede, tra giustizia e fede cristiana, sono un capolavoro, un manifesto che ci indica la strada con la quale un laico cristiano può davvero conciliare il Vangelo con la sua professione, può servire il regno di Dio non nonostante le cose del mondo, ma attraverso le cose del mondo. Solo così egli potrà essere accettato dalla società. Questo, e solo questo, è il giudice di ogni tempo. Se apparirà sempre libero e indipendente, si mostrerà degno della sua funzione. Se si manterrà integro e imparziale, non tradirà mai il suo mandato.